We'll be right back.
Diciamo che è stata la nostra solita partita dove abbiamo giocato palla a terra e credo che ai punti avremmo meritato di vincere. Purtroppo nell'unica, diciamo, un po' disattenzione abbiamo subito il gol del pareggio in un momento in cui sembrava avevamo la partita completamente in pugno, poi l'avversario si è difeso bene. Non ci ha concesso moltissimo, ma noi abbiamo giocato sempre provando in tutti i modi a entrare nell'area avversaria con le manovre dalle fasce, manovre centrali. Non siamo riusciti a essere lucidi sotto porta e va bene, comunque abbiamo preso un punto. Queste partite a volte si perdono anche perché comunque gli ultimi 10 minuti siamo rimasti in 10 e nonostante quello abbiamo cercato di vincere anche in 10. Abbiamo avuto un'occasione grossissima nel finale per vincere la partita quando eravamo uno di meno. Quindi complimenti a tutti i ragazzi. C'è un po' di rammarico perché adesso entrando nello spogliatoio c'erano molte teste basse perché comunque questa squadra è abituata bene, è abituata a ottenere risultati e dunque oggi c'è un po' di rammarico perché forse la vittoria ci stava e andiamo via con un semplice punto che sinceramente ci lascia un po' d'amaro in bocca. Direi che della partita credo che ci sia poco da dire, nel senso che la prestazione, secondo me, soprattutto il primo tempo, è stata di grande qualità, perché a mio avviso abbiamo messo tanta qualità nel palleggio, tante belle giocate, abbiamo avuto la possibilità di fare, oltre al gol del vantaggio, secondo me, altre situazioni in cui potevamo trovare la via del gol. Però, ripeto, la squadra ha giocato, è stata con pazienza, poi peccato se abbiamo subito questo pareggio comunque su questa situazione diciamo, di un proseguo di una palla inattiva che probabilmente era l'unico modo in cui potevamo poi subire il gol. Però credo che poi la squadra non si è scomposta. Sicuramente loro ci lasciavano poco spazio, però con pazienza e con grande applicazione abbiamo fatto, secondo me, veramente una gran partita. Quindi peccato perché probabilmente forse credo che avremmo forse meritato qualcosa in più. Forse anche il secondo tempo per una serie di situazioni potevamo gestirla meglio per renderla ancora più efficace. Poi peccato poi alla fine degli ultimi 10 minuti abbiamo dovuto fare anche un uomo in meno per un'espulsione abbastanza rivedibile a mio avviso, però poi magari ecco, poteva esserci un po' l'assalto finale, però la squadra è stata fino all'ultimo, ha provato ancora ad attaccare, a poterla vincere, questo secondo me. Poi vedere dentro spogliatoio i ragazzi che comunque sono dispiaciuti e non vinca vuol dire che comunque c'è la giusta ambizione, va bene, c'è la giusta credo in loro, però allo stesso tempo secondo me c'è la giusta anche umiltà di potersi di star lì in mezzo al campo. Quindi un grande applauso a questi ragazzi per l'ennesima volta. Prendiamoci un punto, ma ripeto, noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da ogni partita. Adesso mercoledì abbiamo una partita di coppa, pensiamo a quella e poi finita quella penseremo per la partita di sabato. Ripeto, noi, fino all'infinito dirò sempre le stesse cose, partita dopo partita, cercando di fare il meglio in ogni gara e cercando di portare più vittorie in cascina ogni volta.